Adesso vittime del capello crespo all'ascolto, prendete appunti, eh sì, perché è tornato il nostro re del riccio Fulvio Tirrico. Eccoci qui, Fulvio, bentornato. Grazie, la tua Carla, seconda grazie volta. Mille per l'invito. Il tuo spazio è stato molto amato dalle nostre telespettatrici e anche oggi parliamo di un tema che affligge molte donne. Ci spieghi come trattare i capelli crespi. Qui tra l'altro abbiamo Francesca che oggi si presta appunto certo. a scoprire delle soluzioni. Ma allora Carla, innanzitutto il cruccio della maggior parte delle ragazze ricce è proprio quello di avere i capelli spesso crespi e indefiniti. Infatti pensa che molto spesso vengono lavati non tanto perché sporchi, ma proprio perché perdono idratazione, perdono volume, perdono definizione. Quindi mi stai dicendo che lavarli forse troppo li rovina, no, li asciuga troppo? No, assolutamente no Carla, l'importante è utilizzare la curly routine corretta e utilizzare i prodotti idonei alla propria tipologia di riccio. Certo, è vero, ci vuole parecchio tempo poi per lavare e mettere in forma certo. una testa così. Dai, allora incominciamo subito. Vediamo, Francesca, appunto, con i capelli al naturale. Quando sono stati lavati, Francesca o Fulvio, appunto? Sì, Francesca li ha lavati 3 giorni fa e come puoi osservare il riccio si presenta già molto arido e molto sì, secco. Sì. Adesso utilizzeremo questa tecnica che si chiama restyling o refresh dei capelli ricci, che glieli riporterà velocemente, subito idratati e definiti, in pochissimi minuti, evitando di lavarli. Quindi il primo passaggio è inumidire i capelli, le ciocche. Sì, tra l'altro lei ha un tipo di riccio bello impegnativo, la nostra Francesca. Sì, eh? Sì, sì, sì. Allora, innanzitutto, Carla, è molto importante inumidire i suoi ricci perché il prodotto deve essere distribuito bene. Se il capello è umido è molto più semplice distribuirlo sui ricci. Senti, che tipo di riccio ha Francesca? Tu l'ultima volta ci hai spiegato ci sono diversi tipi di ricci. Sì, Francesca ha una tipologia 3 e una sottocategoria B, dunque una tipologia 3B. È un capello molto bello, molto grosso. Vediamo la regia molto. Di mandare la grafica, direi, così vediamo insieme mentre Fulvio ci spiega le varie tipologie. Eccolo qui. Esatto, Francesca proprio rientra nella tipologia 3B. Come dicevo, è un capello che ha una buona massa, un buon volume, però ha anche una caratteristica particolare che si chiama porosità. Sì. È un capello che è bellissimo appena fatto, ma dopo poco tempo, dopo qualche ora si perde, diventa comincia crespo. A disidratarsi. Esatto. Allora, come procediamo con il trattamento, Fulvio? Allora, dopo aver inumidito abbondantemente i capelli, procediamo ad applicare una crema idratante senza risciacquo, okay. che ora vi mostro, eccola qua. Ce ne vuole veramente quindi quale pochina, tipo di, sì. di trattamento diciamo per questo allora, refresh dobbiamo scegliere idoneo? Sì, la crema specifica si chiama Leave-In Conditioner, ossia è una crema senza risciacquo. La si può acquistare online oppure presso i vostri parrucchieri di fiducia. Quindi Leave-In vuol dire la lasciamo sulle ciocche, la lasciamo sui capelli? Assolutamente sì, deve essere, non va risciacquata, deve essere applicata Senti, bene. Senti, io vedo già che dalla cricca Benedetta alza la mano dopo la ruota dei colori, altre domande sui capelli, Benedetta? Sì. Oggi io invado e no, mi chiedo perché sono le punte e non la cute, perché sennò si ingrassa il esatto capello. Esatto, lo applichiamo sulle lunghezze e sulle punte proprio per questo motivo, perché non voglio appesantire troppo il riccio, voglio mantenere bene il suo volume. Esatto e quindi facciamo vedere nel dettaglio anche proprio i movimenti che tu stai facendo. Sì, questa tecnica Carla si chiama rake and shake. Questo significa proprio utilizzare le mani come se fossero un rastrello. Penetriamo bene all'interno della ciocca, stringiamo bene i capelli tra le dita e scorriamo verso il basso e alla fine teniamo le punte strette e muoviamo la ciocca in questo modo. Questo proprio per dare volume in radice. Esatto. Benedetta, hai un'altra domanda su questo punto? Sì, mi chiedo quante volte si può fare prima di lavare i capelli. Cioè, ma una guarda, volta, si può tranquillamente fare tra un lavaggio e l'altro. Ogni volta che vediamo il nostro riccio diventare un po' crespo, indefinito, possiamo utilizzare questa tecnica, che poi possiamo utilizzare anche su singole ciocche magari, sì. non per forza. Perché anche sui capelli crespi funziona. Assolutamente. Soprattutto se abbiamo dei capelli crespi. Perché io non li ho ricci, li ho lisci ma crespi, quindi posso usarla anch'io. Infatti guarda Benedetta, qui vicino, sono molto vicino a Francesca. Devo dire che mentre lui sta facendo questa azione, le ciocche si dividono in un modo quasi magico, sì, è molto importante appunto la tecnica rake and shake, perché divide i capelli in sezioni importanti anche
per la successiva asciugatura. Ed è molto importante non utilizzare il pettine, perché se utilizzassimo il pettine non otterremmo questa definizione, sposteremmo solamente il prodotto da e non penetrerebbe bene all'interno del riccio. Nel capello. Nel frattempo che appunto stai finendo questo restyling, cosa, qual è il prossimo passaggio? Allora, il prossimo passaggio è lo scrunching, ossia una volta applicato bene il prodotto, i capelli ben inumiditi, andiamo a tamponarli con un panno in microfibra per eliminare proprio l'eccesso di acqua e di prodotto, in questo modo. E quindi mi stai dicendo che il prodotto va applicato in abbondanza se poi fai questa operazione di asciugatura? Sì, diciamo nella giusta quantità, senza eccedere, altrimenti poi avremo un po' di carenza di volume. Certo, certo, si appesantirebbero troppo. Assolutamente. Giampaolo, c'è qualche domanda da casa in questa... Certo. Legato al capello. Come hai detto bene, Carla, è stato un successone la prima volta, quindi sono arrivate tante domande. Ne ho selezionata una, anche perché è la più particolare. Sonia da Brescia chiede: è vero che è importante prendersi cura dei capelli anche durante le ore notturne? Sì, assolutamente. Durante la notte. La notte è proprio un momento critico per i capelli ricci, perché è il momento in cui perdiamo la gran parte dell'idratazione, del volume, della definizione. Questo per quale motivo? Perché il capello è a contatto con il cotone. Il cotone è nemico numero uno dei capelli ricci, perché ne assorbe l'idratazione, i suoi oli naturali. Per questo motivo abbiamo degli strumenti che ci permettono proprio di riavere i capelli ricci perfetti anche l'indomani mattina. Penso che questa cosa che durante la notte i capelli si seccassero ulteriormente non la sapevo, è una cosa nuova. Sì, sì, assolutamente, perdono anche la forma. Pensa anche allo strofinio che si ha sul cuscino. Per questo motivo, per esempio, abbiamo la federa in seta. Infatti sono arrivati degli oggetti, quegli strumenti che stavi citando tu. È arrivato un cuscino molto luccicante, mi sembra una seta. Una cuffietta e degli elastici. Esatto, sono strumenti molto utili per mantenere la perfetta idratazione e definizione volume durante la notte. Cioè, mi stai dicendo che al posto del cuscino di cotone noi dovremmo prendere un cuscino bellissimo di seta, che già mi piace molto l'idea, e quindi al mattino non ci alzeremo con i capelli tipo... Carla, fa bene anche alla pelle. Ah, che meraviglia. Perciò meglio di così non si può. Carla! Senti, aspetta un attimo, John, che Fulvio deve spiegarci, perché sta facendo una cosa meravigliosa con l'asciugatura. Perché li raccogli tutti così? Sì, allora, possiamo decidere, una volta effettuato il restyling veramente in pochi minuti, possiamo anche tranquillamente, adesso che c'è una bella stagione, lasciarle asciugare all'aria, al sole. Sì, naturalmente. Non c'è nessun problema, otterremo un riccio sempre molto definito, un pochino più lungo. Se invece vogliamo enfatizzarne il volume, enfatizzarne la definizione, possiamo raccoglierli dentro la coppa del diffusore. Ecco, fai proprio così. Quindi sì, a Francesca voglio dare un volume strepitoso. Sono sicura che riuscirai, l'ultima volta è un risultato straordinario. Assolutamente. Senti, John voleva chiedere qualcosa, forse John, da ex riccio, cosa ci vuoi dire? Brava, volevo dire che mi hanno venduto questa favola anche a me, caro maestro dei ricci, e io sono andato a comprare un set intero di federe di seta. Ma io avete mai provato a dormire su una federa di seta, che è la cosa più scomoda al mondo, perché scivolo? Dopo due giorni ho chiuso il capitolo. Ma sai perché? Perché non hai capelli tu, per quello che... No, quando avevo i ricci l'ho comprata per tenere i ricci. Alla fine facevo un cipollotto morbido con una cuffia di quelli dell'hotel che fregavo quando andavo negli hotel e dormivo così. Però diciamo che qui c'è anche la soluzione della cuffietta, no Fulvio? Sì, esatto, la cuffia è un altro strumento molto interessante. Ovviamente se non avete il set di federe in raso potete optare per la cuffia, molto comoda. Beh, diciamo però che l'idea del cuscino di seta mi piace di più rispetto alla cuffietta, anche perché se dormiamo due sullo stesso letto, magari la cuffietta non è il massimo. Ti assicuro, Cara, che negli Stati Uniti sono già tecniche che utilizzano da decenni, assolutamente. In Italia sono arrivate recentemente, ma provate a utilizzarle, veramente, avrete degli ottimi risultati. Bene. Senti, ho visto anche degli elastici. Sì, gli elastici servono per eseguire la pineapple, ossia quella conciatura raccolta che si fa sempre durante le ore notturne. Qua vediamo in grafica come viene realizzata, e serve proprio per tenere compatti i capelli. Si fa una coda alta e non bassa per evitare di stirare troppo le radici nella parte frontale. Cioè, diciamo, perché... pineapple, quindi ananas, l'effetto ananas. La chioma è tutta tirata in alto. Tutta tirata in alto per evitare che le radici frontali si appiattiscono. È veramente molto interessante e semplice da eseguire. Bene, bene, bene.
Allora, adesso tu stai ovviamente completando la tua asciugatura. Ti lascio terminare questa beauty routine perché sui ricci di Francesca ne ha tanti, quindi tantissimo. Con calma, non ti facciamo correre, perché ovviamente poi vedremo a fine puntata, quindi ragazze non ci abbandonate, e vedremo appunto la trasformazione. Adesso però, per ricordarci, abbiamo un prima di Francesca. Vediamo. Forse no, non ce l'abbiamo il prima. Però diciamo che la guardiamo, abbiamo visto quanti ricci ha effettivamente. Eccolo sì, questo qui, eccolo è un prima c'è. E dopo, dove veramente si vede chiaramente come cambia il riccio quando è definito, idratato, quando si è eseguito proprio un refresh perfetto. È meraviglioso, lo si può ottenere senza lavare i capelli, solamente con il restyling, con queste tecniche. È veramente molto molto interessante, molto utile. Certo, no, si vede molto la differenza proprio con questi ricci. Sì, come definizione Esatto. Si cambia veramente. Allora, Fulvio, noi ti lasciamo lavorare, certo. Noi ci fermiamo veramente pochissimo tempo, abbiamo la pubblicità, però mi raccomando ragazzi, rimanete lì perché abbiamo ancora tantissimi tutorial e soprattutto il momento di vedere, insomma, il risultato finito del maestro dei ricci. Esatto, il lavoro io l'ho già visto dietro le quinte e devo dire che è straordinario, semplicemente. Eccolo che ci ha raggiunto. Fulvio, hai concluso. Ti sei fatto sudare anche a me. Hai ballato anche sì, tu. Assolutamente. Noi avevamo Brian, quindi il nostro Bravissimo. Maestro di fronte in first row. Allora, com'è andata? Vediamo il prima della nostra Francesca, così ci racconti. Com'è andata? I capelli erano belli crespi. Sì, i capelli sono veramente secchi in questa immagine e guardate poi nel dopo, veramente in pochissimi minuti, cosa siamo riusciti ad ottenere. Un risultato, secondo me, strepitoso. Fulvio, vieni qui vicino a me, facciamo partire la sfilata per la nostra Francesca. Meraviglioso, ma come non ti accorgi? Ogni riccio un capriccio. E qua ce ne sono dei capricci, brava Francesca, grazie. Però figlio. La volta prossima voglio la sfida di Jonathan, voglio farli tornare ricci anche a lui. Guarda, se me li fai tornare mi sottopongo a tutto. Scusami, quello ma che Pasqua vuole. Viene una volta l'anno, il miracolo della respirazione accade. Grazie Fulvio e Francesca. Grazie allora voi, Jonathan, Gianpaolo, Benedita, rimanete qui con voi, noi vi salutiamo, grazie. Grazie. Allora,